aria di tennis in tutta la città e non soltanto lì in Alpi Arena o al Fan Village, ma letteralmente Torino è sommersa di grandissimi eventi. Sindaco Stefano Lorusso, una città che, come dimostrano le immagini, è gremita di appassionati, di curiosi, di turisti. È partita alla grande, un'intera città intorno alle ATP Final. Un lavoro sinergico tra città, regione e non solo, perché tutto rimanga com'è e quindi le ATP rimangano a Torino? Questo territorio sta dimostrando di saper far squadra tra le diverse istituzioni, con la Regione e la Camera di Commercio. Credo che questo sia una caratteristica molto importante per giocarci la partita per il rinnovo altri 5 anni a Torino di questa straordinaria iniziativa su cui abbiamo lavorato in questi mesi. In compagnia di Dario Gallina, Presidente Camera di Commercio Torino. Questa è una città viva che quest'anno raggiungerà, penso, il record grazie alle ATP Finals, quindi anche con grande successo degli albergatori, degli esercenti, una ricaduta economica importante e anche un po' di turismo culturale, quindi per invogliare gli appassionati a venire nel centro della città dove potranno degustare e visitare tantissime cose. Un programma sempre più ampio e trasversale, fatto di talk, degustazioni e animazione diffusa. E il premio alla letteratura sportiva Gianni Mura. Ma con ATP Finals dove eravamo rimasti? Lo scorso anno finì così, con l'assoluto dominatore dell'era moderna ad alzare il suo 7° trofeo di maestro. Novak Djokovic sarà il grande assente di questa edizione, ma le 3 finali ATP disputate finora a Torino lo hanno sempre visto protagonista. L'inizio del nastro ci riporta al 2021, le prime finals giocate in terra piemontese. L'Italia usciva dall'incubo Covid, tra tamponi e mascherine lo sport ci riportava lentamente alla normalità. Il trionfo di Alexander Zverev, la prima volta di Jannik Sinner chiamato a sostituire l'infortunato Berrettini. Matteo, sei un idolo, scriveva dopo aver battuto il polacco Hurkacz prima di venir eliminato nei gironi. 2022, un'edizione sotto il segno di Rafa Nadal, la prima e ultima apparizione a Torino, poco fortunato, l'eliminazione nel primo turno, la stella Djokovic a brillare. 2023, la consacrazione dell'amore tra ATP e Torino, il palazzetto sempre da tutto esaurito, il fenomeno Carota Boys Sinner, stavolta sì protagonista, fermato soltanto in finale dal solito Djokovic. È passato un anno e ora l'italiano numero uno al mondo parte con il favore dei pronostici. Carlos Alcaraz, il grande antagonista, senza dimenticare Zverev e Medvedev. Ma il 2024 passerà alla storia anche come l'anno in cui il torneo del doppio avrà la giusta ribalta. Il merito di una coppia azzurra che parte tra le favorite, il bolognese Simone Bolelli e il padrone di casa Andrea Vavassori. Torino è pronta a spingerli fino in fondo. Torino diventa anche capitale del gusto e dell'accoglienza con dolcissima arte. Ci saranno dei pasticceri in vetrina che svolgeranno il lavoro che di solito si fa nei loro laboratori. Marcella Gasbardone, Turismo Torino e Provincia. Allora, l'accoglienza prima di tutto. Esatto, siamo pronti ad accogliere al meglio tutti i nostri turisti ma anche i cittadini con tantissime attività, tra le quali quelle che vorrei citare sono le visite guidate a Torino dei nostri locali storici, delle luci d'artista, delle nostre maestri del gusto, ma non solo, anche delle visite nell'area metropolitana tra cui Ivrea, Pinerolo, Susa, insomma moltissime opportunità per scoprire al meglio anche il nostro territorio. Loro sono i maestri del gusto, i protagonisti all'archivio di Stato di Casa Gusto a cura di Camera di Commercio Torino e anche Regione Piemonte e sono qui per presentare le loro delizie. La pallina in occasione per le ATP Final, quella da viaggio che non patisce, in cioccolato gianduia con la mole caratteristica di Torino. Da questa parte invece? Abbiamo una torta sempre per gli ATP dove abbiamo un cioccolato fondente, all'interno c'è una gelée di mandarino, abbiamo un inserto di gianduia e la pallina in modo un po' più particolare è nocciola, caramello salato e caffè. Abbiamo preparato una tarta tennis, una battuta di fassona femmina piemontese, la decorazione sopra invece è una mela renetta caramellata. E poi abbiamo creato questo campo da tennis appunto facendo le righe con il cioccolato amaro. Fatevi un applauso voi, maestri del gusto.